Io mi soffermo brevemente sulla seconda parte del Vangelo senza trascurare la prima, perché la prima parte non vi voglio lasciare nel grande angoscia quando il Signore disse: se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. Perché lo faccio così? Perché noi stiamo avanzando verso domenica prossima, la domenica della gioia, domenica della felicità, cristiana però. Man mano che andiamo avanti verso la Pasqua, noi non andiamo verso l'abisso, noi andiamo e camminiamo verso la luce. Ma questa luce c'è nel tuo cuore? Ma nel tuo cuore c'è la predisposizione per battersi il petto e dice: Padre, perdona perché ho peccato contro il cielo e la terra? Ma tu ti apprezzi questa pietà di Dio, questa misericordia di Dio? Perché il Vangelo di questa domenica ci insegna che Dio non solo perdona, ma Dio sa pazientare. E qui cominciamo a imparare le meraviglie della vita che potrebbero cambiare i nostri atteggiamenti e i nostri ambienti di vita. Dio sa pazientare. Lo ha ripetuto parecchie volte oggi il nostro vescovo Papa Francesco all'Angelus. Dio sa attendere senza pretendere. Attendere senza pretendere. Dio ci lascia in vita. E noi che facciamo spesso? Ma spesso facciamo: devi pagare, devi andare in prigione, bisogna fare processo e così via. Se tante volte ci pensiamo senza atti forse concreti, ma soprattutto nel pensiero, nel cervello. Ma quante condanne facciamo dentro di noi, dei nostri fratelli, conosciuti, sconosciuti, o quello che guardiamo in TV. Dio non distrugge, il demonio distrugge, il demonio separa. Ma Dio no, non mi farei mai sacerdote se fosse così. Dio mi ha chiamato per sollevare, per perdonare, per dare speranza anche ai morti, come Gesù ha fatto nella casa di Lazzaro. Questa malattia non serve, serve per la gloria di Dio. Allora Lazzaro, esci fuori. Dio dà occasione ogni giorno per ravvedimento, per ravvedimento. La sua tenerezza è disarmante. È benefica, non è imposizione. Dio ci attira a sé con l'amore. La misericordia divina attraversa tutte le tappe di questa Quaresima per gustare la risurrezione di Gesù e per gustare i frutti della risurrezione, che è la misericordia. Ecco perché domenica dopo la risurrezione c'è la festa della divina misericordia. Ma prepariamoci a questa festa. Voi che frequentate domenica dopo domenica, chi ha grazia di frequentare tutti i giorni, meglio ancora così, però non è che siamo chi è peggio, chi è meglio. Sono le tappe fondamentali
Ditelo a tutti, agli altri, che non hanno questa forse grazia, questo privilegio di gustare queste tappe, che sono tappe, possiamo dire, ogni domenica possiamo dire si allarga il cuore di Dio, si allarga il sorriso di Dio. Man mano che Gesù avanza verso la croce, si allarga il sorriso di Dio, perché Dio ha voluto così. Non c'è amore più grande che dare la vita per i peccatori, per tutti gli uomini di buona volontà. Allora lavoriamo tutti per fare che cosa? Per sentire dentro di noi che siamo figli, non siamo malvagi, non siamo assassini, non siamo disgraziati, siamo figli di Dio. È questo che il Signore ci vuole far capire. Lui sa attendere il mio passo, perché conosce la mia storia. Lui sa che faccio un passo e cado. Mi vado a confessare, esco dalla chiesa, di nuovo cado. Entro in famiglia e di nuovo disastro. E tante volte noi ci abbattiamo, perché quando entriamo in una certa miseria, noi diciamo basta. E qui vi siete lasciati vincere dal demonio, perché lui aspetta questa parola. Ha detto, ma di nuovo sono caduto, di nuovo deluso i miei figli, la mia famiglia, di nuovo imbrogliato qualcuno, di nuovo condannato qualcuno. Carissimi fratelli, sappiamo camminare anche con le nostre miserie. Stamattina, nelle mie omelie, guardando la realtà che ci circonda, io ho voluto attirare una piccola attenzione al film che voi vedete, penso, ogni giovedì, che Dio ci aiuti, di questa nostra ormai famosa in Italia Suor Angela. Ecco. È un fiction, però riflette anche la realtà, che questa non, nessuno si aspettava, penso, neanche io, guardando puntualmente questi, che siamo arrivati ad un punto. Infatti ultimo giovedì io ero un po' molto sofferente guardando che questa nostra Suor Angela ha lasciato il convento perché è entrata in una grande crisi con Dio. È un film che però riflette la realtà di tante nostre situazioni. Quando tu entri in crisi, marito, moglie, sacerdote o vescovo, non fuggire, non lasciare il tuo posto che Dio ti ha assegnato, perché la miseria non può rovinare la tua vita. Il demonio lo vuole fare, ma non Dio. E qui troviamo una porta aperta nel culto della Divina Misericordia. Quando Gesù dice a Suor Faustina, più uno è debole, più uno è peccatore, cresce la mia misericordia. Fidati della grazia di Dio. La miseria nella quale sei caduto non ti può rovinare la tua vita, la tua vocazione. Il nostro Dio
ti aspetta sempre. Il nostro Dio sa adeguarsi a te, sa accontentarsi del tuo scarso entusiasmo. Il nostro Dio sa adattarsi alle tue capacità. Così è, no, è tenero il nostro Signore. Lui non ha regole. Il mondo dice, tu sei comportato così, basta, concludiamo, ci separiamo, ognuno per conto nostro. Ma non Dio, perché unica regola di Dio è quello di amare. E amare significa perdonare. Per amore il nostro Signore soffre. Per amore il nostro Signore prega per te. Disse a Pietro: Pietro, io ho pregato perché la tua fede non venga mai meno. Per amore Gesù si umilia, cade sotto la croce, si lascia schiaffeggiare, sputare, per amore. Per amore bisogna pagare, per amore lui attende, non si scoraggia. Per amore tante volte si diventa anche vittime. Ecco la misericordia di Dio. La misericordia di Dio, carissimi fratelli, e lo dico con tutte le forze da questo pulpito del santuario della Divina Misericordia di Roma, per chi ci ascolta anche in comunione con noi tramite in diretta. La misericordia di Dio è un grembo di una madre che non abortirà mai. Proprio per questo il Signore ci ama, anche se siamo peccatori. Ci ama da peccatori, anzi pazienta dinanzi ai peccatori, anzi va in cerca dei peccatori, anzi visita i peccatori, bussa nelle loro case, mangia con loro, li perdona, li tocca, li guarisce. Il grembo materno del cuore paterno di Dio è sempre generativo, anche di fronte ad un feto deforme, che è l'uomo peccatore, lui si prende cura di lui. Non lo dimentica, non lo abortisce. Ecco come la divina misericordia cresce in questi giorni della Quaresima nel cuore di chi accoglie questa consolante parola. Non c'è tempo da piangere, da fuggire, da lasciare perdere, perché sei entrato in una situazione, umanamente parlando, catastrofica. Per il mondo è così, ma non per Dio. E se c'è questa parola, ecco, torno alla prima parte del Vangelo per non trascurarla. Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. È una parola dura, ma noi abbiamo bisogno di questo. Io ho bisogno che ricevere uno schiaffo, io ho bisogno che mi tiri qualcuno per i capelli, io ho bisogno che qualcuno mi scuote, io ho bisogno di un terremoto spirituale, di una rivoluzione spirituale, ne ho bisogno. Non mi accontento che tutti chiudono gli occhi e vai avanti così, no, io ho bisogno di un padre
che mi rivolge una parola forte perché mi ama, perché è geloso per me e perché mi vuole salvo, mi vuole guarito, mi vuole sano. Questa è la divina misericordia. Accogliamo questo potente, forte messaggio che ci sta arrivando oggi proprio da questo Vangelo, perché non solo noi ci godiamo qui in questo momento di questa grazia, ma sappiamo passare questo messaggio come apostoli della Divina Misericordia a tanti fratelli che veramente vorrebbero andarsene per conto loro, ma non li permettiamo. Riportiamoli tutti nella nostra casa, nella vigna del Signore, perché anche loro, dalla loro vita apparentemente sterile, possono produrre frutti buoni.